non solo per voi. Punto F, attraverso Francesca R, 7 luglio 2024, a cura di VB. Dovete anche tenere presente conto veramente che questo è un polo di insegnamento importante, non solo per voi che siete incarnati, ma anche per chi non è incarnato. Quando noi apriamo questo momento di insegnamento, convergiamo moltissime energie e attiriamo chiunque abbia necessità di sapere, di imparare, di conoscere, di cercare, di spingersi a aumentare il proprio livello vibrazionale. L'insegnamento vero è sempre un punto, un nodo importante in questo senso. Per cui qui accedono in questo momento, oltre a voi che siete incarnati, vari tipi di entità. Se siamo solo noi del cerchio presenti, si attirano entità di medio alta evoluzione. Se vengono visitatori, portano anche la pletora normale di entità a loro legate. Quando si fanno le riunioni aperte, perché vi diciamo sempre che il cerchio deve essere al completo? Per questo motivo, perché deve creare una barriera energetica importante in modo tale che entità di basso livello non possano minare in alcun modo i presenti, non il medium. Il medium non verrà mai ad essere toccato in questa situazione, ha delle protezioni importanti che non permetteranno mai a nessuna entità di basso livello di minare il contenuto che viene trasmesso. Non è proprio possibile a un'entità di basso livello accedere a questo canale. Mentre l'altro mezzo che era presente è molto aperto, non a entità di altissimo livello, a livello di insegnamento, ma a un diverso tipo vibrazionale di entità. Ne parleremo successivamente per farvi capire la diversità del tipo di messaggistica che potrà passare da uno piuttosto che dall'altro. Ma se i due mezzi si trovano contemporaneamente nello stato di trance, l'insegnamento può passare nella stessa valenza vibrazionale da uno all'altro e riverbera in uno mezzo e nell'altro lo stesso insegnamento, perché la predisposizione caratteristica dei due mezzi permette questo passaggio, per cui potrebbe essere facile assistere alla fenomenologia del discorso che parte da un mezzo e continua nell'altro, ma solo con la stessa valenza vibrazionale, solo se sono insieme, altrimenti l'altro mezzo ha un'altra portata vibrazionale perché ha un altro cammino da fare e un altro percorso e un'altra valenza il suo tipo di messaggio.
Tanto è vero che di ogni cerchio può raccogliere frammenti, bagliori dell'insegnamento che passa e che viene erogato. E non è che è falso quello che viene detto, il messaggio che viene detto, ma non è completamente pulito, per cui può essere detto che non è vero. Vi è tutto chiaro?